Dopo aver visto le migliori impostazioni controller per FC24, oggi è la volta delle migliori impostazioni per la nostra telecamera. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a vedere insieme, come detto nella intro, le migliori impostazioni per la telecamera su FC24 dopo aver visto ieri quelle per invece il controller, e spero che abbiate messo a posto magari qualcosina che avevate impostato per sbaglio. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Prima di andarci ad addentrare in quelle che sono le migliori visuali, ci tengo a fare una grandissima premessa, come faccio ogni anno sul video delle impostazioni telecamera. Allora, la premessa è la seguente: tenete bene a mente che, diciamo, i consigli per quanto riguarda la telecamera fanno tanto, perché comunque in base anche a com'è il gioco, in base a quelle che sono le meccaniche, può essere consigliato andare a utilizzare una o l'altra. Però nessuno vi vieta, se voi vi trovate meglio con una visuale che magari non è menzionata all'interno di questo video, una visuale che non è predisposta, personalizzata come all'interno di questo video ma in un altro modo, di continuare ad utilizzarla. Non prendete questo video come se fosse una Bibbia al 100%. Io ovviamente vi starò a raccontare quella che è la mia, con la quale mi trovo bene ormai da anni, e in più quelle che sono le visuali più utilizzate anche in ambito competitivo dai giocatori professionisti in base a quella che è l'esperienza di gioco di quest'anno. Quindi avrete una serie di proposte sulle quali andare a scegliere, però ripeto, non prendetele come una verità assoluta, cercate sempre di vedere voi comunque con quale vi trovate meglio. Innanzitutto, come andare a cambiare la nostra visuale? Semplicissimo: se siamo all'interno della partita schiacciamo start, scendiamo fino alla voce impostazioni e poi impostazioni di gioco. Qui clicchiamo sulla seconda tab, appunto quella della visuale, e vedremo che avremo visuale giocatore singolo, visuale multigiocatore e impostazioni visuale personalizzate, che potranno essere predefinite o appunto personalizzate. Per quanto riguarda la visuale che a noi interessa è quella giocatore singolo, visto che appunto va a toccare tutte le modalità online. Questa qui invece è la visuale multigiocatore, che come viene detto lì a destra influenza quelle che sono le modalità offline. Per cui vedete, se io qui sto a cambiarla, in realtà in quella che è la preview del campo non succede niente. Veniamo alla prima visuale che io vi consiglio, ed è la tradizionale. Tradizionale, che è un tipo di telecamera che è stata introdotta quest'anno, infatti negli altri anni non c'era, o meglio non si chiamava così, perché va a prendere in realtà il posto di quella che un tempo veniva chiamata appunto predefinita, che era la visuale di base dei giochi passati, che però ha subito delle modifiche. In particolar modo io questo tipo di visuale lo consiglio con quelle che sono delle impostazioni di visuale personalizzate su predefinita, ovvero senza andare a toccare nulla. Per cui avremo un'altezza 10, uno zoom 10, un focus in lontananza 10 e uno zoom area di rigore 10, e queste qua non ci interessano perché sono quelle per quanto riguarda la visuale professionista della carriera giocatore. E poi per quanto riguarda lo zoom del tiro potente, ovvero lo zoom del power shot, io lo lascio sempre attivo con qualsiasi tipo di visuale, perché così capisco quando un avversario sta caricando questo tipo di meccanica. Quindi io ve lo consiglio, perché così magari riuscite anche a difendere in un certo modo quando l'avversario vi sta cucinando un'azione così. Quindi andiamo in game e vediamo questa visuale come rende e per quale motivo è una delle visuali che secondo me quest'anno è più interessanti. Questa visuale qui vedete che praticamente ci permette di avere una visione del campo da fascia a fascia, perché io vedo benissimo sia quella che è la fascia sinistra sia quella che è la fascia destra, ed è anche una visuale abbastanza zoomata che mi permette di avere quella che è la distanza tra i reparti. Distanza tra i reparti che risulta fondamentale per due motivi: sia per andare a fare degli 1v1 skill oppure giocate nello stretto, riuscendo a individuare bene quella che è la posizione dei nostri marcatori avversari, ma anche quella che è la posizione appunto dei nostri difensori quando dobbiamo andare a difendere. Con questo tipo di visuale qui io capisco bene quando poter andare a uscire nell'1v1 cattivo per andare a prendere il pallone, quando c'è da scappare dietro per un filtrante. Un elemento molto importante per questo tipo di visuale è proprio il radar che vedete lì al centro del campo di gioco, perché ci sono delle porzioni di campo che ovviamente noi non possiamo andare a vedere con il nostro occhio, e allora ci serviamo del radar. Per esempio, guardate lì in basso a sinistra che c'è il mio pallino bianco dell'esterno. Se io lo faccio partire, lo guardo dal radar che sta continuando la sua corsa ed è libero. Quindi il radar deve darci una mano in queste situazioni in cui la nostra visione periferica finisce e ci appoggiamo su di esso appunto per avere delle info. Anche quando magari la stessa cosa lo fa l'avversario, noi magari ci andiamo a prendere il difensore e scappiamo indietro in maniera preventiva.
La seconda visuale di cui voglio parlare è una vostra sicuramente vecchia conoscenza, perché la conoscerete benissimo, e sto parlando della Co-op, ovvero la classica visuale praticamente dall'alto che ci permette di vedere ancora di più il campo e che è tantissimo utilizzata in ambito competitivo, raga, è utilizzata da tantissimi giocatori professionisti, è utilizzata, per dirvi, da nomi come Obrun, Caccia, Umut, per cui stiamo parlando di giocatori di assoluto rispetto che ovviamente sanno quello che stanno facendo, così come anche la tradizionale, però è utilizzata da player come Ezers, Anders, per cui giocatori che anche loro, insomma, sanno, no, quale visuale è meglio per il loro stile di gioco. E la Co-op ovviamente non può assolutamente rimanere predefinita, ma andiamo a alzare ulteriormente il livello dell'altezza portandola a 18 e non a 20, e lo zoom invece lo andiamo a mettere su 2, e il risultato sarà una telecamera che avrà questa inquadratura un po' più dall'alto e che ci permette di avere molto più sotto controllo le porzioni di campo. Vedete io qui come riesco a vedere l'esterno senza dover fare riferimento alla minimappa, cosa che prima invece, già quando arrivavo a ridosso del centrocampo, dovevo fare, perché perdevo quella che era la visione del mio giocatore. Ovviamente questa ci permette di poter avere tutta una serie di vantaggi anche quando stiamo difendendo, perché abbiamo una misura di quelli che sono i giocatori che si stanno andando ad inserire del nostro avversario, e che soprattutto quest'anno con gli esterni rischia di diventare importante, perché avete visto sicuramente che gli esterni si inseriscono e rischiano di punire i nostri terzini che rimangono un po' fuori posizione. La Co-op poi può essere anche ulteriormente personalizzata in quella che è una possibile seconda variante che vi dicevo in precedenza, che è appunto del 20 di altezza e lo 0 di zoom, questo proprio per avere ancora di più una visione dallo strato sfera e avere il campo ancora più sotto controllo. Questa qui devo dire è anche una delle più utilizzate da me. Ogni tanto, quando vedo che il gameplay necessita di avere un po' più di attenzione sotto mano, vado a mettere la Co-op. Altra visuale che per me merita ovviamente tanta attenzione è la tribuna stampa. Anche qui una visuale che, insomma, conosciamo molto molto bene, e anche in questo caso una visuale che per me va personalizzata per permetterci di avere un po' di più il polso della situazione. Io qui non vado ad utilizzare 20-0, ma vado ad utilizzare 18-2, in maniera tale che abbiamo una via di mezzo, non abbiamo uno zoom troppo ridotto e un'altezza troppo perpendicolare. Qui in questo caso abbiamo, come vedete, una visuale un po' più zoomata, un po' più schiacciata, che ci permette comunque di avere un po' più di distanza tra i reparti rispetto alla Co-op per poter operare nello stretto. E comunque però, se andate a vedere, ci dà tanto riferimento rispetto a quella che è la porzione di campo nella quale stiamo andando ad operare. Quindi anche in questo caso, con questo tipo di visuale, dobbiamo cercare di aiutarci un po' con il radar per evitare che, insomma, quando poi le porzioni di campo che per un ovvi motivi non riusciamo a vedere spariscono, non possono essere delle zone morte, perché sappiamo bene che, insomma, su questo titolo bisogna sempre avere sotto controllo tutto quanto il campo, soprattutto quando stiamo gestendo la palla per evitare di perderla e far sì che poi i nostri avversari si vadano a buttare in dei buchi pericolosi. Un'ultima visuale che voglio analizzare con voi è la classica, una che non si vede tantissimo, che però è utilizzata da alcuni giocatori come ad esempio Gorilla, player storico che ha vinto anche un mondiale su FIFA 17, e che potrebbe essere interessante per qualcuno di voi. E anche in questo caso non andiamo ad utilizzare predefinita, ma andiamo ad utilizzare un'altezza di 18 e uno zoom di 0. E andiamo praticamente a ricreare quella che è una specie di visuale predefinita. Vedete che sembra un po' la visuale predefinita alla quale siamo stati abituati in questi anni, perché infatti la tradizionale, vi dicevo, soppianta in quello che è il nome, però conti alla mano è leggermente differente, ci dà comunque la possibilità di avere un po' più di campo sotto mano. Invece questa qua praticamente ci dà sempre quella che è la contezza degli uno contro uno, sia in fase di attacco che in fase di difesa, e potrebbe essere interessante magari per qualcuno di voi che è, insomma, più interessato a seguire l'azione da vicino, vedere per bene i giocatori, le loro movenze, eccetera. Ragazzi, per questo video è tutto. Abbiamo concluso il binomio di controller e visuale che, insomma, servono a mettere le basi anche per questa stagione. Fatemi sapere, come al solito, nei commenti cosa ne pensate, quale utilizzate. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta che augurarvi una buona domenica. Un saluto dal vostro Liberoschi, alla prossima. Ciao.